Quindi cercheremo di mettere in campo una formazione che possa avere prima di tutto equilibrio e poi che possa cercare di fare qualcosina di più per quanto riguarda la fase di possesso palla. C'è da mettere a posto poco, insomma, io penso che bisogna tenere bene in mente quella che è la posizione di classifica, quello che bisogna fare per uscire da questa posizione di classifica. Ci sono tutti i presupposti per far sì che questo succeda ed è chiaro che bisogna avere degli atteggiamenti giusti. La squadra, ad onor del vero, sta lavorando molto bene, sta cercando di capire il prima possibile, sta cercando di creare un gruppo compatto, ma ripeto, insomma, io sono molto soddisfatto del lavoro, loro devono essere bravi a capire quello che chiedo e fino a questo momento sono stati tutti bravi. Insomma, se ci dovesse essere qualcosa che non va, si parla e si cerca di mettere a posto le cose. Nel momento in cui ci sono delle situazioni che magari escono fuori binario, dobbiamo essere bravi noi, deve essere bravo il calciatore, non nella fattispecie, voglio dire, principalmente Machine, ma tutti, a capire che il bene primario è il Pescara e che bisogna diventare granitici, che ci sono tante partite in pochi giorni e quindi tutti devono essere pronti, disponibili, e lavoriamo per questo durante la settimana, per cercare di portare tutti sullo stesso livello. Si fa con il lavoro, cercando di lavorare bene durante la settimana, cercare di capire quello che bisogna fare quando la squadra è in fase di possesso palla e soprattutto giocarsi le partite col piacere di farlo. Insomma, dicevo prima, l'equilibrio è fondamentale e una volta trovato quello poi bisogna cercare di lavorare per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Insomma, in Serie B le partite sono tutte aperte, domani affrontiamo una squadra nello specifico forte, allenata molto bene, che ha dei concetti molto chiari, che ha delle transizioni importanti, ma allo stesso tempo dobbiamo essere bravi poi noi, quando abbiamo palla, a cercare di impensierirli, insomma, a cercare di vincere le partite. Questo è quello che stiamo cercando di fare. I ragazzi stanno dando, ripeto, grandissima disponibilità, devono essere bravi a capire che si giocherà sempre, quindi chi non giocherà magari domani o non sarà impegnato durante la gara deve farsi trovare pronto, perché dopo c'è un'altra battaglia. Ma stiamo cercando di lavorare con grande serenità su tutto, insomma, perché bisogna toccare tutti i tasti. E prima di tutto quello della testa, dell'autostima, della consapevolezza, perché questa è una squadra che ha qualità, che ha dei giocatori che assolutamente devono e possono tirar fuori il Pescara da questa situazione attraverso il lavoro quotidiano duro, perché lavoriamo tanto. E cercare di entrare nella mentalità di giocarsi le partite, e questo è un avversario da tenere in grande considerazione, è una rosa importante, però d'altro canto siamo forti anche noi, e quello che i ragazzi devono capire lo stanno capendo, e quindi bisogna crescere con l'autostima, bisogna crescere in convinzione e bisogna domani battagliare, perché ci sarà da battagliare. Ma no, io sono convinto che la Serie B è un campionato, come dico sempre, che non finisce mai. Domani dobbiamo trovare la prestazione, bisogna che la squadra faccia una gran partita da un punto di vista caratteriale, che è quello che avevo chiesto a Frosinone, ho visto, e poi bisogna alzare i giri quando siamo in fase di possesso palla. Oggi, questa settimana abbiamo lavorato tanto su quello che era un'alternativa a quello che abbiamo fatto a Frosinone, e vediamo domani, insomma, come prepararci a questa gara. Abbiamo ancora una giornata di tempo. Sì, ma per quello che è il mio ragionamento, bisogna usare con tutti, insomma, ripeto, le partite per vincere le devi giocare con grande equilibrio, sapendo i pregi e i difetti degli avversari, come i pregi e i difetti ce l'abbiamo noi, e entrare in campo con la convinzione di far gara, no, di soffrire, perché ci sarà da soffrire domani, ma sempre con grande lucidità, e avere sempre la testa alta. Insomma, si sbaglia, si ricomincia. Mi piacerebbe, insomma, e voglio una squadra che sia forte mentalmente. Vediamo domani, insomma, chiaramente, insomma, abbiamo preparato la partita su varie zone di campo, è sempre la palla che comanda, no? Che decide, e noi dobbiamo essere bravi a saper leggere diverse situazioni, e, ripeto, con grandissimo rispetto, perché il Lecce, come tutte le squadre di B, hanno potenzialità importanti, e entrare in campo con la mentalità giusta, col carattere giusto,
e col piacere di giocarsi la partita. È una squadra che ha potenzialità, è stata fermata, voglio dire, soprattutto dal Covid, perché hanno perso il loro principale attore, che è Corini, che è un valore aggiunto, e adesso ha ricominciato a camminare, a correre. Quindi sarà una sfida importante per noi, importante per loro, ma grande fiducia dobbiamo avere nell'affrontare questa gara.